Buongiorno a tutti, benvenuti. Vi do il benvenuto questo sabato mattina di Bergamo Incontra, a tema la persona e l'innovazione. Allora, innanzitutto vi chiedo di dare un caldo benvenuto alla nostra amica Melissa Schilling. Che ci viene a trovare proprio dagli Stati Uniti d'America e qui in Italia per una serie di incontri e conferenze. Dovete sapere che io insegno in università e per me oggi è una giornata veramente speciale, perché il testo di Melissa Schilling, il manuale di gestione dell'innovazione, è quello che io da 7-8 anni ho ereditato e uso nel mio corso. E l'ho ereditato ovviamente senza conoscerla, quindi per me lei era il nome sulla copertina di un libro, un bel libro che tanto che lo sto ancora usando, ma era un nome. Vi devo dire che è stata una cosa veramente molto bella sfondare questa dimensione e poter avere la fortuna di associare al nome una faccia, una storia e soprattutto una simpatia, una disponibilità. La ringrazio perché in questi giorni si è data tutta all'amicizia con noi, perché ieri è venuta in università, ieri sera c'è stato un altro incontro, oggi è qui, lunedì sarà al Politecnico di Milano, quindi mi sorprende molto come anche senza appunto particolari storie pregresse lei si sia resa disponibile a stare con noi, quindi grazie. Allora, il tema dell'innovazione è un tema veramente affascinante, cioè se voi pensate il fatto che oggi abbiamo raggiunto dei livelli di avanzamento della conoscenza pazzeschi, eroghiamo servizi, spostiamo somme di denaro con un pollice, con la stampa 3D siamo in grado di realizzare dei manufatti di dimensioni e di complessità inimmaginabili fino a qualche anno fa, e abbiamo l'impressione, soprattutto chi studia questi temi come lei, che il meglio debba ancora venire da un certo punto di vista, cioè che i tassi di crescita siano veramente impressionanti. Eppure, se gli studi svolti, anch'io ho avuto la fortuna di incimentarmi con una ricerca in questo senso giusto l'anno scorso, ci dicono che le imprese sono molto diverse tra di loro e non bastano le caratteristiche del settore, dell'età, della dimensione, della collocazione geografica per determinare il successo di un'impresa o di un'innovazione. C'è una eterogeneità, una variabilità, e questa variabilità, anche in uno studio che abbiamo fatto l'anno scorso pubblicato dalla Fondazione Sussidiarietà, dice che in circa nella misura del 40-45% è spiegata da un fattore: la persona, l'imprenditore, l'innovatore. Sto andando bene? Come velocità? Okay. Ottimo. Melissa ha scritto questo bel libro che si chiama Quirky. È un libro che racconta la storia di otto. Quirky può essere tradotto in italiano con strambo, bizzarro. E racconta la storia di otto innovatori. Ovviamente, lo dico subito, non sono otto innovatori a caso, come potrebbero essercene qui nascosti tra di voi. O magari forse sì, uno sì, ma non più di uno, perché sono innovatori tecnicamente dirompenti e seriali, cioè che hanno fatto delle innovazioni che hanno stravolto l'umanità. Albert Einstein, Elon Musk, Steve Jobs e via dicendo, poi magari lo cenerà lei. Ma che l'hanno fatto, sopra l'altra cosa, che l'hanno fatto in modo seriale, cioè l'hanno fatto in modo ripetuto nel tempo, quindi qualcosa di davvero unico e straordinario. Questo libro è un libro interessantissimo, perché è un libro che parla di desiderio, di passione, di solitudine, di amicizia, di determinazione, di idealismo, anche di forme evidentemente un po' ai limiti da un punto di vista dell'equilibrio del comportamento umano in certi sensi, da qui la parola bizzarro. Ma appunto è un libro che affronta proprio il tema della persona e di come nasce uno stimolo innovativo. Io chiudo dicendo che è un lavoro che, sebbene altamente divulgativo, è un lavoro dietro al quale sta una pubblicazione dietro la quale sta un lavoro in termini anche di rigore, di metodo, per esempio nella scelta del campione, nell'analisi tra i casi. Quindi è un lavoro divulgativo, narrativo, aneddotico, ma non è appunto un lavoro superficiale, è un lavoro a cui sta dietro un approfondimento importante e molto significativo.
Mirza Schilling è professore di management intitolato alla Herzog Family, alla New York University, alla business school che si chiama Stern. Ha studiato nel Colorado, a Boulder, dove c'è un'ottima università proprio su questi temi, e poi ha fatto il dottorato a Washington. I suoi temi di ricerca sono l'innovazione, la strategia, in particolare nei settori ad alta tecnologia, come nel settore dei telefoni cellulari, dei videogiochi, nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili, e è praticamente appassionata e interessata appunto di creatività e di come nasce questa creatività spesso dirompente. Allora, prima di iniziare, questo incontro è stato oggetto di una preparazione in questi mesi con diversi amici imprenditori che ringrazio, che sono qui, alcuni di loro offriranno anche delle domande, dei contributi. Il primo di questi, a cui va anche la mia gratitudine per aver raggiunto l'esperienza di essersi lasciato coinvolgere nell'esperienza di Bergamo Incontra di quest'anno, è Fabio Gritti di Grifal, che saluto, ringrazio e invito per un saluto introduttivo. Grazie. Grazie a tutti. Funziona? Sì. Buongiorno a tutti, io sono Fabio Gritti e ringrazio gli amici di avermi coinvolto in questa bellissima avventura. E entrerei subito in argomento, visto che l'argomento è veramente molto interessante. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare, studiando un pochettino il libro della professoressa, è che tra questi grandi innovatori non ci sia neanche un bergamasco. E questo è veramente imbarazzante. Anche perché gran parte delle caratteristiche che sono state descritte proprio come peculiari per i grandi innovatori sono caratteristiche tipiche del bergamasco. E cioè, prima di tutto, la forza fisica e mentale, la capacità di concentrarsi su un progetto per anni, la dedizione al lavoro, qualche magari difficoltà con lo studio, il lavorare spesso anche a dispetto degli altri, non avere paura di essere il bastian contrario. Spesso il bergamasco compie le sue cose migliori proprio per dimostrare all'amico piuttosto che all'antagonista, piuttosto che alla moglie, quanto è bravo. C'è però tra le caratteristiche descritte una caratteristica che non è tipica dei bergamaschi, e cioè la voglia di imparare tutti i giorni, la voglia di trovare tutto interessante anche al di fuori di quelli che sono gli argomenti specifici della propria vita quotidiana. E cioè tutti questi innovatori che sono stati descritti sono persone che hanno trovato interessante imparare, e interessante la cultura in senso lato. Questa è una grande riflessione, perché noi dobbiamo immaginarci un domani nella nostra azienda, nelle nostre aziende, di inserire, se vogliamo portare davvero innovazione, non solo gente volitiva, non solo gente che va avanti nonostante tutto, ma anche gente che continui ad aver voglia di imparare. Volevo un suo parere su questo. Grazie. Torno al mio posto. Grazie. I wanted to say that I empathize with you because none of the innovators come from my hometown either. Beh, posso essere un po' d'accordo con quello che ha detto, perché purtroppo nessuno degli innovatori che io ho nel libro viene dalla mia città. Was there a question in your comment? C'era una domanda che ha posto. How important is it to wish to continue learning day after day? You know, it's interesting. On the one hand, most of the innovators didn't have as much education as you would expect. Comunque è interessante tenere presente che nessuno di questi innovatori aveva un'educazione scolastica, diciamo, così importante alle spalle. But they were intensely invested in self-education. They picked subjects and they mastered them on their own through reading and intense study.
però erano dedicatissimi a imparare autonomamente, quindi sceglievano gli argomenti che volevano approfondire e si dedicavano continuamente all'approfondimento di vari argomenti. This ability to personalize their educational experience to their nature both made them more motivated, and it also brought them to a conclusion different from people who went through a traditional education channel. E questo loro modo di personalizzare fortemente il loro tipo di apprendimento li portava ad arrivare anche a conclusioni diverse da quelli che seguivano il percorso formativo tradizionale. Innovators, when people come from outside of a field, they're more likely to break with existing norms and paradigms, and it makes it easier for them to propose a solution that has never been thought of before. Quando un innovatore entra in un settore che per lui è nuovo, del quale non ha ancora una forte esperienza, per lui diventa più facile trovare delle soluzioni alle quali nessuno finora aveva mai pensato. One of the implications of this is that we want to be open to non-traditional educational paths. E una delle implicazioni di questo è che vogliamo rimanere aperti a percorsi non tradizionali. We should get more comfortable with people crossing fields. Dovremmo dare più fiducia alle persone che praticamente vanno al di là. And having a non-linear career path. And? Having a non-linear career path. E che hanno un loro percorso di carriera non lineare. This is especially important for people who might take time off to raise children, because right now in science, you have to get into your career early and you have to hold your path, and if you step off your path, you never get back on. We can change that. E questo magari può essere particolarmente interessante per chi deve prendersi una pausa perché ha dei figli che deve far crescere e ad un certo momento della sua carriera è costretto ad abbandonare quello che stava facendo per prendersi una pausa per la famiglia, e se segue un percorso tradizionale non potrà mai riprendere quel percorso dove l'ha lasciato, e questa è una cosa che invece bisogna cambiare. In fact, it would be very valuable to have scholarships and incentives for people to return to science or come into science for the first time after having raised a family, because right now we keep a lot of women essentially off of science paths. Sarebbe bellissimo poter avere delle borse di studio o dei sostegni, per esempio alle donne, scusatemi, alle donne che sono costrette a lasciare perché hanno avuto dei figli e devono far crescere questi figli e quindi hanno dovuto abbandonare quello che stavano facendo, quindi borse di studio per chi ha abbandonato e vuole riprendere, oppure per chi entra per la prima volta a una certa età a fare un percorso di studi. Grazie Melissa. Allora, siccome non si impara solo prima di fare gli innovatori e gli imprenditori a scuola, ma si impara sempre, allora io vorrei farti una domanda intorno un po' al metodo con cui innovare, ovviamente appunto con cui anche tu, insegnando in università, avendo a che fare con tanti giovani, aspiranti imprenditori, siamo nel nostro settore, condividiamo un po' tutti, vedo qui anche alcuni colleghi, vedo c'era qua Daniele anche prima, un po' di stanchezza per questa retorica dell'idea, che per innovare basta l'idea, tira fuori l'idea è la scintilla, le idee muovono il mondo. In realtà le idee ormai, le idee si trovano abbastanza a tonnellate. Avere una buona idea non è così difficile. Siamo immersi in stimoli, contatti, relazioni. Avere un'idea è sicuramente una buona cosa, ma non è la cosa più difficile, anzi. Non basta un'idea per cambiare il mondo. Sembra che in qualche modo serva un lavoro, una verifica. La parola verificare è bellissima perché in latino ha un'etimologia, verum facere, cioè purificare, rendere vero, magari anche cambiandola, un'idea innovativa. Allora ti chiedo, quali sono i tratti di questo lavoro? Che cos'è questo lavoro per purificare, verificare con pazienza un'idea e quindi sostanzialmente per continuare ad imparare? So I agree.
Most ideas are like wisps of smoke, they disappear in the air very quickly. E sono perfettamente d'accordo, la maggior parte delle idee sono quei lampi, quei fumi che spariscono molto velocemente nell'aria. Because we're distracted by the things that we have to do today to get done, right? There are lots of things that we're busy with that distract us from pursuing innovations, and often we don't know how to pursue the innovations also. Perché veniamo distratti da tutte quelle altre cose che invece dobbiamo fare subito adesso e non riusciamo a cogliere quell'attimo di quell'idea. If you, the innovators that I studied, one of their most distinguishing characteristics was their intense persistence, incredible effort and incredible persistence even in the face of criticism and failure. Una delle caratteristiche scusate. Una delle caratteristiche che più mi hanno colpito di questi innovatori è stata la loro persistenza, la loro insistenza e perseveranza, nonostante le critiche e tutto quello che avevano contro, a continuare, continuare sempre. Anytime you see a breakthrough idea come to fruition, somebody has worked incredibly hard, sorry, and fought for that idea with just intense vigor. Per tutte le innovazioni che sono state idee verificate, fatte diventare reali, dietro ogni una di queste innovazioni c'è un lavoro incredibile, intenso e continuo che è stato svolto da chi l'ha portata avanti. If you look at Elon Musk, for example, right now he gets a lot of criticism in the States because of production problems with the Model 3. He gets a lot of criticism about the cash burn rate at the organization. Lots of people accuse him of manipulating the stock price or say that he'll run out of money. Elon Musk, per esempio, viene al momento molto criticato negli Stati Uniti per quello che è il suo modello 3, per i prezzi della borsa che vengono modificati, perché dice di non avere più finanze per andare avanti, per esempio. But he puts his head down and he keeps charging forward because he believes in what he's doing. Lui mantiene la testa bassa e continua, perseguita, persevera. He's also a little rough around the edges, so he says things that get him into trouble. Però non sta neanche molto attento a quello che dice, dice delle cose che poi lo mettono in difficoltà. He doesn't manage people's impressions of him very much, which is actually exactly the same as Marie Curie, Steve Jobs, Thomas Edison. A lot of them were not smooth. They didn't manage their impressions. Non erano come Marie Curie, come Steve Jobs, and who was the third one? Thomas Edison. E Thomas Edison. Anche loro non erano capaci di gestire le opinioni degli altri nei loro confronti e si attiravano delle critiche. But they were fighters. Però erano dei grandi combattenti. They were pursuing things they believed in and they were willing to be disliked to pursue them. Loro combattevano per arrivare a ottenere quello che volevano ottenere ed erano decisi a combattere e a farsi dei nemici. There's a valuable lesson in there, because a lot of times in organizations or even in families, we're teaching people to get along, when in fact what we need is for people to fight for things they believe in. E se pensiamo alla vita comune di noi, in famiglia spesso insegniamo ai nostri figli, alla nostra famiglia, bisogna imparare ad andare d'accordo, mentre invece bisognerebbe insegnare a combattere per quello in cui si crede. Nearly all of the people I studied would be characterized as difficult people. Quasi tutte le persone che lei ha studiato potrebbero essere caratterizzate come persone difficili. They didn't make concessions. Non facevano concessioni. Because they believed in what they were working towards, and raising our kids or managing our employees, that it's okay to fight and okay to be difficult if you're working on something you believe in is incredibly valuable for innovation. Now, maybe not so valuable for some of the other processes in the organization, but when you want innovation, you need people who are willing to stand up and fight for it. Cioè, quando tu veramente credi in quello che stai facendo, devi farlo, nonostante chi
ti si mette contro nonostante l'opinione di tanti altri, e se anche è una cosa che nella tua organizzazione potrebbe essere considerata sbagliata, se tu ci credi veramente devi combattere per questa cosa fino in fondo. I want to say one more thing because I think it relates closely to what you're getting at. If you find an idealistic goal that you're working towards, if you find a noble cause in your organization, people will work hard for it if they identify with that goal. Una cosa ancora, perché penso che sia quello la cosa a cui lei voleva arrivare. Se identificate un obiettivo particolare che volete raggiungere, che volete ottenere come innovazione, un ideale nella vostra azienda, dovete combattere per questo nella vostra azienda, anche se non sembra quello per cui l'azienda sta lavorando in quel momento. Se posso, aveva anche detto che magari poi su questo ci torniamo, ma diceva che davanti a questo ideale le persone saranno estremamente disposte a venirvi dietro. Magari su questo ci torniamo, perché è un tema su cui ho una domanda. Yeah, it's hard to get people to really work super hard to increase earnings, but it's easy to get people to work really hard to do things like cure cancer or end poverty or increase financial inclusion. So finding that noble cause you're working for is one of the keys to making people really invest themselves. È molto difficile convincere qualcuno a seguirti nel tuo lavoro duro, a darsi da fare veramente molto, quando l'obiettivo è soltanto un guadagno. Mentre invece, se tu hai un ideale, una causa nobile, come potrebbe essere la cura per il cancro, le persone sono più disposte a seguirti. Ma questa cosa tra l'altro la posso testimoniare anche io, perché proprio ieri, quando inauguravamo Bergamo Incontra e vedevo che bellezza è stata costruita, vi posso assicurare che le tante persone che hanno dedicato un sacco di tempo non l'hanno fatto per incrementare il loro salario, ve lo posso garantire, ma l'hanno fatto perché condividevano e condividono appunto una passione, un ideale, quello di generare un contributo che fosse bello, che fosse genuinamente offerto a tutti i nostri concittadini e fosse un'occasione di incontro e di arricchimento. Solo questa cosa qui può spiegare come mai 40-50 persone abbiano dato il loro tempo in questo modo. Questo mi ha colpito perché l'ho vissuto sulla mia pelle ieri. Non avevo la leva degli investimenti e dei salari da poter mettere in gioco. Allora, no, c'è una cosa molto interessante, quello che dicevamo prima, no? La perseveranza nei confronti di un'idea. Forse questi 8 innovatori descritti erano persone che per genialità e per storia erano come su una torre altissima da cui vedevano lontanissimo, e questo ha permesso loro di generare delle idee che noi comuni mortali, perché c'è un bellissimo pezzo del libro in cui lei lo dice, il campione di controllo di questi 8 siamo tutti noi, cioè il campione, diciamo, controfattuale siamo tutti noi, quindi tranquilli. Allora, noi non abbiamo questa torre altissima e quindi magari anche noi non riusciamo a vedere così lontano. Quindi per noi innovare significa di più invece muoversi in una selva, in una foresta dove ci sono delle luci, ci sono dei segnali, ci sono delle trappole, quindi bisogna camminare, è un cammino, no? Allora chiedevo più per noi, per te, lei non fa mistero con molta umiltà del fatto di far parte del noi, per te, per noi. Questa perseveranza va anche, si accompagna anche con una capacità di cambiamento, di correzione. Quanto è importante lasciarsi correggere, da chi lasciarsi correggere, e magari con questa perseveranza, con questa forza, cambiare anche le proprie traiettorie di innovazioni, per noi appunto che non siamo su questa torre altissima. That's a tricky question. È una domanda difficile questa. I want to go back to something you said a little bit earlier in the question. Torniamo un pochino indietro a una cosa che ha menzionato prima in una domanda. And that is that, first of all, with the innovators I studied, it's true that they all had genius intelligence. È vero che tutti gli innovatori che ho studiato avevano il genio e l'intelligenza. Which made it natural for them to follow a long path of association, which is really how we see further. Ed è questo che rendeva loro possibile seguire un percorso
per una grande distanza e vedendo molto al di là delle persone comuni. Elon Musk and Nikola Tesla, for example, both have photographic memory. Elon Musk and Nikola Tesla. E Nikola Tesla avevano memoria fotografica, per esempio. Which enabled them to see many steps out on a process. Elon Musk, for example, is said to see about 10 steps out on any process, which is a little bit further than your average chess master sees in a chess game. Per cui Elon Musk era in grado di vedere 10 passi più in là in un processo evolutivo, che è molto più di quello che un giocatore di scacchi riesce a fare quando fa una partita a scacchi. So he ends up seeing something in a way we don't see because we don't automatically follow him 10 steps out. Quindi lui riesce, perché è ancora vivo, riesce a vedere molto più in là di quello che noi riusciamo a vedere. Noi siamo sempre un pochino indietro rispetto a lui. But we can do it without photographic memory if we just use paper and pen. Però anche noi potremmo riuscire a farlo senza la memoria fotografica usando carta e matita. We can learn to look 10 steps out on any given causal path, and we can learn to look 10 steps back at what led to where we are. Possiamo imparare a vedere 10 passi più in là, e possiamo anche imparare a tornare indietro 10 passi per vedere da dove siamo partiti. Which means abstraction is not as natural for us as it is for Elon, but it is totally possible to learn to do it. Significa che l'astrazione non è così naturale come lo è per Elon Musk, ma possiamo imparare come fare. Yeah, so it's a skill you can practice and get better at. Sono cose che con la pratica si possono imparare e si possono migliorare. And I found this to be true with most of the special traits about the innovators. In almost every instance, the trait leads to the outcome via a mechanism that we can tap even if we don't have the trait. E questa è una cosa che io ho scoperto in tutti questi innovatori che ho studiato. La traccia il tratto parte da un punto per avere come obiettivo un altro e segue sempre più o meno il percorso uguale. So we can all increase our breakthrough innovative potential. Posso perché avendo letto il libro, lei dice il nesso che c'è fra il tratto dell'individuo, dell'innovatore e l'attività innovativa si dipana attraverso dei meccanismi, dei comportamenti, delle azioni, e anche se noi questo tratto di personalità non ce lo abbiamo, osservandoli possiamo imparare il modo con cui loro si comportano, ragionano, osservano e quindi in qualche modo immedesimarci in questo loro cammino innovativo pur non avendone le strambezze. Yeah. And regarding change, per quanto riguarda il cambiamento invece, the key thing is to remember if you can get to this abstract level of thinking about a problem, you can identify fundamental first level principles. That's very difficult to say. Se riesci ad arrivare a questo modo astratto di pensare, you can get to fundamental first level principles. Puoi arrivare ai principi fondamentali, primi principi fondamentali. And if we agree about the first level principles, se siamo d'accordo sui principi di primi livelli, now if we disagree about first level principles, then we should evaluate how we came to different conclusions about first level principles. And if I believe that you're wrong, I should hold my ground. È molto difficile. Se crediamo, scusatemi tanto, purtroppo. Se crediamo nei principi, nei primi principi del primo ordine, nel primo ordine di principio, ok, possiamo procedere. Se non ci crediamo, però se non c'è una convergenza, allora è quello il punto dove iniziare esatto. Ma adesso a questo punto io le direi, visto che è un, se può fare appunto un'esemplificazione di un esempio di questo. Ok, so yeah, and I also I'm going to add to that concept and then make an example. Voglio aggiungere una cosa al concetto e fare un esempio. The other thing is that if we disagree about ideals, of course we have to hold our ideals. Se non siamo d'accordo,
dobbiamo mantenere comunque i nostri ideali, le nostre idee. So a big part of being a breakthrough innovator is actually just being incredibly stubborn. Quindi una delle cose di questi tipica cosa di questi innovatori è che hanno una testa durissima. I'll give you a couple of fun examples. Per esempio, qualcosa di divertente. When Nikola Tesla was a very young man, quando Nikola Tesla era giovanissimo, electricity was just beginning to be explored. E l'elettricità era agli inizi. And the common method was to use a commutator to make it direct current. E comunemente si utilizzava un commutatore per produrre la corrente continua. But it made the electricity, the energy, much slower and less powerful. E di conseguenza l'elettricità che si otteneva era molto lenta e meno potente. Nikola Tesla's mind, however, was like a computer-aided design machine. Però la sua testa di Nikola Tesla era come un computer molto più avanzato di quello che si poteva pensare. He could do advanced calculus and physics computations in his head. Nella sua testa lui riusciva a fare dei calcoli incredibilmente complicati. He looked at the problem from a first principles perspective and immediately intuited that the commutator would be unnecessary. Lui guardando il problema, osservando il problema, immediatamente ha capito che la cosa poteva escludere il commutatore per migliorare. In the middle of his physics class, he shouted out that you don't need the commutator, we can get rid of the commutator, and his professor said, no, that's impossible. Stava seguendo un corso di fisica e nel bel mezzo della lezione lui ha urlato, possiamo fare a meno del commutatore, possiamo fare questa cosa senza il commutatore, e il suo professore gli ha detto, no, non è possibile. And even though the professor had a lot of experience and authority, Tesla chose to believe in his own intuition. E nonostante il fatto il professore avesse tutta quell'esperienza che ha un professore, lui invece no, lui, testardo, ha continuato a credere nella sua intuizione. And then very soon one day while walking through a park reciting poetry in his head. E un giorno mentre stava passeggiando in un parco pensando nella sua testa a tutte queste cose, he suddenly understood how to do it and he drew a diagram in the sand exactly how to create AC electricity. Improvvisamente gli è venuta l'idea e ha capito come poteva fare a creare l'elettricità a corrente alternata e ha fatto un disegno sulla sabbia lì nel parco dove camminava. And the fight wasn't over yet because there were a lot of people really invested in DC electricity already and they wanted to argue with him. They didn't want AC electricity. Ma non aveva finito la sua battaglia perché in quel periodo c'erano già moltissime persone coinvolte nello studio della corrente continua e quindi lo ostacolavano in tutti i modi. But to him it was a question of universal truth. He would not bend. Però per lui era una questione di verità universale e non si piegava. And ultimately AC electricity of course won the day. E alla fine la corrente alternata ne ha avuto la meglio comunque. It was vastly more powerful than DC electricity. E la corrente alternata è molto più potente di quella continua. So he had to be obstinate and he had to believe in himself and he had to believe in his understanding of the world. Quindi per riuscire a ottenere quello che si era prefisso, lui ha dovuto essere ostinato e combattere fortissimamente. Can I say one more thing? When Steve Jobs was developing various products, there were a lot of people who said he was doing it wrong. Quando Steve Jobs stava sviluppando determinati prodotti, tantissima gente gli diceva, ma stai sbagliando tutto. I was teaching innovation in the 90s and we thought Apple was dead. Io insegnavo innovazioni negli anni 80 e noi pensavamo che Apple era morta, era finita. We thought he had made the wrong choice. Pensavamo che lui avesse fatto la scelta sbagliata. But you know, he kept charging forward and he refused to make concessions. E invece lui è andato avanti testardo e non ha fatto concessioni a nessuno. And I think we all agree that he ultimately created so many wonderful innovations that have changed the world because he was stubborn. E penso che sarete tutti d'accordo se dico che ha fatto tante di quelle innovazioni che ha veramente cambiato il mondo. So, to my mind, one of the things that we ought to try to learn to embrace
is to let people be difficult people. Even though initially it will make us uncomfortable, we'll get more comfortable with it. Quindi quello che io penso è che almeno inizialmente dovremmo lasciare che la gente difficile sia difficile, perché è così che loro vanno avanti. Especially women, because historically women have paid a higher price for being difficult. Specialmente per quanto riguarda le donne, perché storicamente parlando le donne sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto essendo difficili. Which is part of why we don't see as many women serial breakthrough innovators. Ed è anche per questo che non si vedono tantissime donne che hanno fatto la svolta, innovatrici. Marie Curie was considered a very difficult woman. Marie Curie, per esempio, era considerata una donna difficilissima. And we should think of that difficult part as being a glorious thing. We should think Marie Curie was a gloriously difficult woman. Quindi dovremmo pensare alla parte difficile come una cosa veramente gloriosa, quindi considerare Marie Curie una donna gloriosamente difficile. Ma allora, visto che stiamo parlando di questo, ti faccio una domanda. Ieri hai raccontato come aver studiato questo libro e queste personalità ti ha fatto capire una cosa in più a proposito di tua figlia e della sua natura. Ti posso chiedere se ci racconti questo? But she's here right now. È qui adesso, eh? È qui? Ok, okay, teniamola per dopo. So let's keep it. I tell you a little. E comunque racconta un pochino. When my daughter was younger, she didn't really make a lot of friends. She didn't really care what people thought of her, and she didn't dress the way the other kids dressed at school. Quando mia figlia era più piccola, non è che avesse moltissimi amici. Non si vestiva come si vestivano tutti gli altri. And I was really worried because I thought to be successful in life she needed to be charismatic and popular. Perché questa cosa mi preoccupava veramente. Io pensavo, se vorrà avere successo nella vita dovrà essere come tutti gli altri, dovrà socializzare di più. I even bought a book called How to Help Your Kid Make Friends. Ho addirittura comprato un libro che si chiamava Come aiutare il tuo bambino a fare degli amici. And I tried to get her to join the soccer team. E pensavo la faccio entrare in una squadra di pallone. But you know, after I studied Marie Curie and some of these other innovators, I decided that that wasn't the right path. Però dopo aver studiato Marie Curie e altri innovatori, ho deciso non è questa la strada giusta. Now I tell her it's wonderful that she's her own person, and if she doesn't want to be social, she doesn't have to be social. Adesso invece sono convinta che è bellissimo che lei sia quello che è, deve essere lei, e se vuole essere diversa, che sia diversa. The last thing I want to do is send her a negative signal about who she is naturally. Perché l'ultima cosa che io voglio è mandargli un segnale negativo per fargli capire che un segnale negativo sulla persona naturale che lei in effetti è. Because it turns out one of the things innovators also do is spend time on their own. Because when you think and read and write on your own, that's how you come to your own conclusions about what you believe and what you think, and that's extremely important. Infatti, una delle cose comune, una caratteristica comune di questi innovatori è che passano tantissimo tempo da soli, a pensare, a rimuginare. Ed è questo che dà loro la possibilità di arrivare dove arrivano. One of the mistakes we make in organizations is we often use brainstorming teams when we want a creative idea. Una delle cose sbagliate che facciamo spesso nelle nostre organizzazioni, facciamo dei gruppi di brainstorming dove tutti quanti si riuniscono e dicono le proprie idee perché vogliamo fare una cosa nuova, ognuno viene con la propria. But there's actually a lot of psychology research proving that brainstorming teams will result in fewer ideas, ideas of less quality, and ideas of less novelty. Però esistono in effetti degli studi psicologici che hanno stabilito che quando si fa un gruppo di brainstorming, quando tutte queste persone si riuniscono in quel modo, le idee che ne scaturiscono sono meno di numero e di minore qualità. When you're in a group, you don't put your craziest ideas out there because you're afraid of being judged negatively. Perché quando sei in gruppo temi a esprimere una tua idea pazza perché pensi adesso mi danno tutti addosso. Oh, so, but, and also when you're in a group,
when somebody else is speaking, you're not speaking and you're not even thinking the way you would have been thinking. Anche perché se sei in gruppo, mentre gli altri parlano, non parli tu e non pensi nemmeno perché stai a ascoltare. They hijack your thought process. Praticamente ti tagliano il tuo processo di pensiero. Which is why a group is going to produce the idea of the person who speaks the most or who is dominant, not necessarily the most creative ideas, and many ideas will be lost. Infatti, il gruppo produrrà l'idea della persona che parla di più e che magari ha più potere o più forza di tutti gli altri, e non necessariamente sarà quella l'idea più importante. So people need to work alone first, and they need to commit to their ideas and elaborate them, and they need to be completely fearless and free of fear of judgment. Le persone hanno bisogno prima di elaborare in solitudine le proprie idee, di pensarci, di studiarle e di essere liberi di farlo senza paura. Bellissimo questo. Allora ti voglio chiedere una cosa. L'altro giorno, a proposito di questo tema, nell'intervista che hai rilasciato al giornale all'Eco di Bergamo, hai detto che la paura è uno dei principali freni all'innovazione. Adesso parlavi della paura, della mancanza di paura, del sentirsi liberi anche nel giudicare, nel dare delle proposte. In effetti a me sembra che le persone più aperte all'innovazione siano quelle cariche di amicizia, certe, che si sentono volute bene. Per esempio, l'altro giorno è successo abbiamo avuto un imprevisto nel montaggio, nella preparazione di Bergamo Incontra, e ho visto proprio due reazioni, no? Ho visto una reazione più preoccupata e più impaurita da parte di alcune persone. Altre persone che mi hanno molto colpito erano persone che hanno, per l'amicizia tra di loro, per l'amicizia, hanno rischiato, hanno formato delle idee, poi insomma è nata un'innovazione nel piccolo. Persone che di fronte a una passione, di fronte alle difficoltà, sono libere, al punto che appunto riescono a trovare strade nuove. Allora io ti chiedo, che ruolo riveste nei personaggi, ma soprattutto lo chiederei anche per te, che ruolo riveste per te l'amicizia come fattore di solidità della persona? Amicizia e sentirsi voluti bene. Again, it's more complicated. I don't think it is always the case that more friends is more innovation. And a lot of the innovators I studied had very few friends. Non credo che avere molti amici significa poter innovare di più. In effetti, quelli che io ho studiato non avevano tanti amici. But it doesn't take a lot of friends to have that confidence in the world. Però non ci vogliono tanti amici per sentire la fiducia in se stessi per poter fare questo. We can get that confidence from a few friends that we really trust or a parent. Questa confidenza può venire anche da pochi ma buoni amici o familiari, parenti. And sometimes we get it from God. E delle volte questa fiducia ci viene da Dio. One of the things that the innovators had in common was an intense faith in themselves, confidence. Una cosa che questi innovatori avevano in comune è la fiducia che avevano in se stessi. And they didn't need everybody to like them. E non avevano bisogno che tutti li amassero. Where that confidence comes from can be different for different people. E la confidenza, questo tipo di confidenza è diversa, di fiducia, non di confidenza. Questo tipo di fiducia è diversa per persone diverse. It's interesting to note that when I started this research, I thought people, the innovators, would have lots of interesting contacts with different expertise. Quando ho iniziato questa mia ricerca, ero convinta che queste persone avessero tantissimi contatti diversi con persone diverse. I was mostly wrong about that. Ma non era vera, non era così. A lot of the innovators seem very socially detached. Molti di questi innovatori erano socialmente distaccati. But they often had a couple of people in their lives that they could count on. Ma avevano quasi tutti un paio di persone nella loro vita sulle quali potevano contare. In Nikola Tesla's life, for example, nella vita di Nikola Tesla, he had very few friends. Aveva pochissimi amici.
And his friends weren't experts in physics. E non erano esperti di fisica. Instead, there was a couple that used to take him in for holiday meals, and they made him feel at home. They were a home for him. C'era invece una coppia che lo invitava spesso durante le festività a mangiare a casa propria, e lui li considerava la propria famiglia. For Marie Curie, Pierre Curie was her whole world. Mentre invece per Marie Curie, Pierre Curie era tutto il suo mondo. Einstein had only a couple of friends. Einstein aveva solo un paio di amici. Edison's wife said about him that he doesn't have many friends. His life forces him to live his life in his head. Invece la moglie di Edison diceva lui non ha amici e la sua vita lo costringe a vivere dentro la sua testa. So I can't give you a simple answer to your question. I would say instead that these people did find love for themselves. Sometimes it came from within and sometimes it came from someone close to them. Per rispondere alla sua domanda posso dire questi avevano la loro fiducia e l'amore per se stessi che delle volte proveniva dall'interno di loro e da altre volte invece proveniva da qualcuno vicino a loro. But I think what you're sensing when you bring this up is that they had confidence. They didn't live in fear of whether other people liked them or not. And that, you know, in attachment theory, for instance, is what we get when we are well loved by our parents. When we are well loved by our parents, we feel more confident in the world. Comunque, per farla breve, loro avevano tutti una grande fiducia in se stessi e vivevano grazie a quella. Grazie. Ci sono abbiamo preparato alcune domande, magari siccome c'è una domanda su questo tema, poi dopo le altre le chiamo man mano. Sorry. Innanzitutto devo dire che mi è venuta una gran voglia di leggere il libro. E da questo nasce la mia domanda. Ho capito che credere in se stessi, quindi essere volitivi o testardi nel secondo un luogo comune, può essere un grande punto di forza per essere innovativi. Nello stesso tempo conosco tantissima gente testarda che non solo non è stata innovativa, ma ahimè vive molto molto male. La mia domanda è: che cosa ci vuole in più per diventare innovativi? Perché io non vorrei portarla su un terreno diverso, mi verrebbe da dire quasi un amore alla verità, oppure diciamo una passione perché venga fuori il vero di ciò che ti sta a cuore, di quello che tu hai in mente. Perché a un certo punto anche il testardo, davanti a ciò che è reale, si deve arrendere. E quindi può scoprire qualche cosa di più in cui cresce anche lui stesso, seguendo quell'aspetto di ciò che ha in mente che risulta vero nell'esperienza, cioè in quello che, diciamo, che le prove dei fatti gli fanno risultare. La domanda quindi è: che cosa ci vuole in più della testardaggine perché possa essere utile la testardaggine? So a couple of things. First of all, we don't all want to be serial breakthrough innovators. Prima di tutto non è che tutti noi vogliamo diventare innovatori seriali. A lot of the true serial breakthrough innovators led lives that look a little bit miserable to me. Un paio di cose che per me sembrano abbastanza non belle. So when I have queste persone hanno dei tratti, alcune di queste persone hanno dei tratti e conducono una vita che per me era assolutamente miserabile. But what we want to learn from the innovators are these things that can help us unleash our own innovative potential, not necessarily to emulate their lives. Ma quello che possiamo imparare da loro sono un paio di cose che ci possono aiutare nella nostra vita normale a realizzare cose non necessariamente innovative.
And these characteristics, they're not additive and they're not deterministic. Queste caratteristiche non sono aggiuntive, non sono determinative. So the people that I studied, the things that stood out as being in common among them that made them sort of unique to the population. Le cose che per me studiandoli le hanno resi unici, diversi dai soliti, dalle altre persone. Is that most of them felt a sense of separateness, meaning that they didn't feel the rules around them applied to them. E che la maggior parte di loro aveva un senso di separazione, cioè non si sentivano integrati nelle regole che tutti gli altri seguivano. They had very high self-efficacy, which means they had faith that they could overcome obstacles to achieve their goals. Avevano una grande fiducia nella loro capacità di superare e di raggiungere i loro obiettivi. Almost all of them had, they all had very high self-efficacy. Did I say self-efficacy? They almost all had an idealistic goal that they were pursuing that was extremely important to them. E tutti loro avevano degli obiettivi molto precisi che assolutamente dovevano raggiungere. They all had extremely high need for achievement and high energy levels. Tutti loro avevano un grande bisogno di raggiungere certi livelli. And they all had some benefits of time and place. Avevano tutti dei benefici riguardanti tempo e luogo. Meaning that either they were acting at a moment when there were particular opportunities. Cioè agivano in certi momenti, determinati momenti, quando si presentavano determinate opportunità. So for instance you see more innovators during the period of electrification because it's a technology shock. Per esempio durante il periodo in cui veniva introdotta l'energia elettrica. You see more innovators during the time of the information technology revolution because it's again a technology shock. Sorry, again. You see more innovators during the IT revolution. In quel periodo c'erano moltissimi innovatori, così come si sono visti moltissimi innovatori durante l'evoluzione dell'IT, dell'informatica. And even Marie Curie was working at a time when Rontgen and Becquerel had just discovered mysterious rays. E anche Marie Curie stava lavorando in un periodo in cui Rontgen e l'altro. So, who was with Rontgen? Becquerel avevano scoperto degli strani raggi. So timing matters. Quindi il periodo. Access to technological resources matter. È importante, così come è importante l'accesso a metodi tecnologici. And there's some luck there. They were also, e poi la fortuna. And they were also, this particular group of people was also incredibly intelligent. In più queste persone erano incredibilmente intelligenti. And there are still probably people, there are probably lots of people who had all of those things who we still do not see become serial breakthrough innovators. E c'è sicuramente ancora tantissima gente che possiede tutte queste caratteristiche che ancora non abbiamo scoperto. So the point is not to say if you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, then you're going to be a serial breakthrough innovator. That's not the point. Quindi non è non basta dire io ho questo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caratteristiche, quindi diventerò un grande innovatore. Non è così. The point is to understand how these characteristics facilitated them becoming breakthrough innovators and to learn from it for ourselves. Importante è capire come questi 6 punti hanno aiutato loro a diventare degli innovatori come sono stati e imparare da questo. Allora, c'è una avverto in me e poi nelle donne la volontà, il desiderio di spostare un po' il proiettile, come dire, il cono di luce su di noi, no? Sulla nostra. E io ti chiederei di raccontare un'esperienza personale, perché dovete sapere che Melissa è una professoressa di management e nelle discipline accademiche paga la specializzazione. Quindi nella. A un certo punto lei ha pubblicato una rivista che è il Journal of Alzheimer's Disease, ok? La rivista scientifica delle malattie dell'Alzheimer. Allora, è come se, per fare un esempio, cioè come se un giocatore di Serie A a un certo punto si mettesse a fare la finale di Coppa del Mondo di discesa libera. Oppure qualcuno potrebbe dire come se un giocatore di basket si mettesse a fare baseball. Questa è una citazione per il mio amico Chan, che non so se c'è. Allora,
questa cosa mi ha colpito tantissimo, cioè mi è sembrata una roba, e soprattutto mi ha colpito tantissimo leggere su un blog dove hai raccontato il perché e il come, adesso senza pretendere di diventare tutti dei quirky, ma quello che hai fatto è un'operazione molto innovativa. Come, perché e come ti sei avvicinata a questa cosa? It's kind of a long story. È una storia lunga. You want the whole story? Tutta, la vogliamo tutta? The motivation. The motivation for it with your friends, yeah. And then the basic of your innovation methodologically. So I had a friend with multiple sclerosis. Avevo un amico che aveva la sclerosi multipla. It had become very grave. E stava aggravandosi tanto. And she lived in Scotland, and none of us had any faith that she was really getting exposed to all the possibilities for experimental treatments. Era in Scozia, in Scotland. Scotland. Era in Scozia e non era possibile in quel momento sottoporla a tutti i trattamenti che eventualmente esistevano. So I started reading all of the research getting published on neurodegeneration and on autoimmune diseases. E così io ho cominciato a leggere tutto quello che trovavo di scientifico sulle le malattie neurologiche per vedere se riuscivo a capire come poterla aiutare. And I mean, I was reading a lot. E ho letto tantissimo. And at first it was hard for me to understand what I was reading, but I kept at it and eventually I could understand all of the biological terms. All'inizio non capivo niente di quello che stavo leggendo, ma a forza di leggere ho cominciato a capire anche certi termini biologici. And then at some point I realized that there was a conflict in the research on Alzheimer's and diabetes. Alzheimer's is a neurodegenerative disease, diabetes is an autoimmune disease, so I was following both of those areas, but there was a conflict in the research. A un certo momento ho scoperto che esisteva un conflitto nelle ricerche che erano state fatte sull'Alzheimer e sul diabete. L'Alzheimer è una malattia neurologica, neurodegenerativa. Il diabete invece è una malattia sistema immunitario, autoimmune, si dice autoimmune. Mm. And, e c'era un conflitto nelle ricerche che erano state fatte. And since I'm an empirical researcher by training, an empirical. È una ricercatrice empirica, stata formata per essere una ricercatrice empirica, io, dice. I thought perhaps if I looked at the data very carefully across the studies and the research design, I could figure out why this conflict existed. Ho pensato, se vado a leggere attentamente tutti i testi di queste ricerche, magari scopro qual è il conflitto tra queste ricerche. E soprattutto se mi attesto, se parto dai dati che sono, se riparto a mia volta dai dati che questi hanno. And it was a very exciting puzzle that I became obsessed with, and I would work on it until 3 o'clock in the morning every night. Per me era diventata una cosa molto eccitante, tanto da farmi lavorare e leggere fino alle 3 del mattino. And pretty soon it was very obvious to me why there were these two different groups coming to different conclusions. E a un certo momento ho capito come mai questi due gruppi di ricerca erano giunti a dei risultati tanto diversi. And fundamentally it was because they had made different assumptions in their research design. E fondamentalmente era perché erano partiti da basi diverse e il loro disegno di ricerca, la loro struttura di ricerca era diversa. They had also made some mistakes. E avevano anche commesso degli errori. So I called up the researchers just to tell them, here is why you came to this different conclusion. E così ho telefonato ai ricercatori e ho detto, questo è il motivo per cui siete giunti a dei risultati diversi. And they said, you have to write it up. E loro gli hanno detto, deve mettere tutto per iscritto. And at first I thought, how am I going to write an article for a medical journal? All'inizio ho pensato, come mai farò io a scrivere un articolo per una rivista scientifica medica? But then I decided just to do it the way I would do it for a management journal. E poi alla fine ho detto, ma sì, lo faccio come faccio sempre per le cose mie. And so I wrote a big long review of the literature with about 200 articles following the path of the mechanism from diabetes to Alzheimer's. E così ho cominciato con il mio metodo a scegliere articolo per articolo i vari punti da seguire che erano stati utilizzati per le ricerche da diabete all'Alzheimer.
I didn't have to do any laboratory tests because all the tests had already been done, but they had been done in different by different kinds of researchers who weren't talking to each other. Non è stato necessario per me effettuare dei test. I test erano già tutti stati fatti, soltanto che erano stati fatti da due gruppi diversi di ricercatori che non comunicavano tra di loro. All I had to do was show the connection between them. Dovevo soltanto dimostrare qual era la connessione tra l'uno e l'altro. But you know, when I was done, I realized that that process was a little bit like these other innovators being willing to enter a field that they weren't trained in. E mi sono resa conto che facendo questo mi stavo comportando un po' come avevano fatto gli innovatori di cui ho scritto, entrando in una cosa diversa da quella che era la mia. Dean Kamen, who invented the world's first portable drug infusion pump. Dean Kamen, che ha inventato la prima pompa di infusione nel mondo, infusione farmaceutica per diabete o per altri medicinali. That administers insulin if you have type 1 diabetes. Per esempio per l'infusione dell'insulina quando si ha il diabete del tipo 1. He invented the world's first portable dialysis machine. Ha anche inventato la prima macchina per dialisi portatile. He invented a wheelchair that climbs stairs. Ha inventato una sedia a rotelle che riesce a salire le scale. He invented all sorts of prosthetic arms. Ha anche inventato delle protesi per braccia. And he has no medical training at all. E non è un medico. He doesn't even have a college degree. Non è neanche laureato. So we shouldn't underestimate what we're capable of. Quindi non dobbiamo sottostimare le nostre possibili capacità. If there's a problem you feel really motivated to solve, you can move mountains. Se c'è un problema e veramente lo vogliamo risolvere, siamo anche capaci di spostare le montagne. I didn't figure out a solution for my friend in time and unfortunately she died. Purtroppo io non sono riuscita a trovare una soluzione per la mia amica e la mia amica se n'è andata. But now my hobby is to study amyotrophic lateral sclerosis. Però il mio hobby adesso è di studiare, say that again. Amyotrophic lateral sclerosis. La SLA. So you can have unusual hobbies. Quindi si possono anche avere degli hobby un po' particolari. You just have to be a little quirky. Bisogna solo essere un po' quirky, cioè un po' strambi. Fantastico. Visto che stiamo parlando di, appunto, abbiamo introdotto il tema delle innovazioni in ambito medico e comunque della cura della persona, chiedo a Giuseppe, che in questo ambito è molto attivo, se fa la domanda che ha preparato. Beh, intanto grazie, davvero un piacere e molto interessante averla potuta ascoltare. Io ho preparato qualche considerazione. Rispetto, la prima riguarda il rischio che noi sovrapponiamo troppo l'idea che l'innovazione sia solo legata alla tecnologia, mentre forse anche questa ultima parte che lei ci ha illustrato ci dice che c'è una dimensione dell'innovazione che non è solo fatta di tecnologia. Tant'è vero che noi stiamo parlando molto di social innovation, no? A livello anche europeo. Ascoltandola mi è venuta questa immagine, cioè l'idea che, come dice un vecchio proverbio, sbagliando si impara, ma anche, cioè, l'errore a volte è un'occasione di innovazione. O forse, come lei ha detto, quello che quasi tutti considerano un errore, ma perseguito con convinzione, diventa un'innovazione. Ora noi viviamo un periodo, un tempo, almeno come paesi occidentali, in cui siamo ossessionati dalla sicurezza, vogliamo avere tutto messo in sicurezza. E l'attesa, ad esempio, che il massimo dell'efficacia che ci dà la nuova tecnologia consente il minimo di incertezza. Non crede che questa eccessiva attenzione alla tecnologia e alla sicurezza riduca le possibilità di errore, quindi di creatività e di innovazione non solo tecnologica? Negli Stati Uniti d'America avete una cultura più orientata a comprendere il fallimento. Per noi, anche dal punto di vista imprenditoriale, in Europa, in Italia in particolare, il fallimento è una tragedia, insomma, una cosa a cui
non si può recuperare, mentre da voi esiste la seconda possibilità, no? La possibilità che un imprenditore riparta anche dopo un fallimento, e questo è un indicatore anche, per esempio, di capacità di innovazione. Ora, quanto è importante da questo punto di vista questo tipo di approccio culturale? L'ultima questione che vorrei portare, che riguarda un po' l'innovazione sociale o anche proprio nel trattamento delle persone con Alzheimer, noi stiamo vedendo dei trattamenti che riducono il farmaco o migliorano le condizioni di vita, ma non sono né tecnologici né farmacologici, ma sono di tipo relazionale o di creazione di un contesto affettivo, emotivo, e quindi c'è una dimensione dell'innovazione che è fatta di relazione, di pensiero, e questo spesso mi fa pensare a come, ad esempio, in questo periodo in cui abbiamo una grande opportunità e potenzialità che ci arriva dall'intelligenza artificiale, di riuscire a mantenere invece una dimensione di pensiero, perché intelligenza e pensiero non sono la stessa cosa, no? Ultima sottolineatura, c'è un'attenzione di qualche ricercatore, anche un suo collega che ha scritto un libro, sulla frugal innovation, cioè la possibilità di realizzare delle innovazioni molto semplici ma che incidono sulla qualità della vita. Cosa pensa di queste attenzioni, innovazione sociale, innovazione frugale, la possibilità di un equilibrio diverso con le nuove tecnologie? Grazie. I think there was four questions. Yeah. Sono quattro le domande, non due. Okay, all right. So one of the things you said is, I think, super important, and that pertains to failure. Una delle cose che lei ha detto è assolutamente importante. One of the main ways we get self-efficacy is through experiencing the process of overcoming obstacles to achieve our goals. Uno dei modi in cui riusciamo a ottenere la nostra efficienza è quella di superare le difficoltà per arrivare ai nostri obiettivi. All of the innovators talked about a moment in their young life when they had what I would call an early win. Tutti gli innovatori hanno menzionato dei momenti nella loro vita giovane, nella loro gioventù, in cui sono riusciti ad arrivare a un momento di vincita, diciamo, loro, personale, successo. Those early wins, they are really pivotal moments for innovators, because they teach the person that they can overcome obstacles to achieve their goals. E sono momenti che per gli innovatori e per tutti sono molto estremamente importanti, perché insegnano che esiste la possibilità di raggiungere l'obiettivo che ci si è posti. But you only get early wins when you engage in opportunities for failure. Però è possibile avere questo successo precoce soltanto se si impara da un fallimento. So we have to find ways to lower the price of failure. Failure has to be okay. We have to just say that's something we learn from. It's good. Quindi dobbiamo cambiare il peso che diamo al fallimento. Dobbiamo pensare che, vabbè, ho sbagliato, ma sbagliando si impara, appunto. È uno dei prezzi da pagare. Eli Lilly, the pharmaceutical firm, has a party every year celebrating the biggest failures that they learn something from. Can you tell me the name of that? Eli Lilly. Eli? Una ditta farmaceutica. Ah, Eli Lilly è una ditta farmaceutica. Questa ditta farmaceutica tutti gli anni organizza una festa per celebrare gli errori che sono stati fatti. Because if we're too afraid to fail, we won't even get the early wins. Perché se si ha paura, se si ha troppo paura di sbagliare, non si riesce nemmeno ad avere questo successo precoce. This is also important in your relationship with your children or with your colleagues at work. E questo è importante anche con i propri figli e con i colleghi sul posto del lavoro. Sometimes when people struggle initially with something, we want to jump in and help right away because it's nurturing and it's good for social bonding. Delle volte vediamo qualcuno che sta faticando per riuscire a fare quello che deve fare e vorremmo subito dargli una mano perché vediamo che ne ha bisogno, ne avrebbe bisogno.
But it undermines their opportunity for an early win. Ma se facciamo così, metteremmo a rischio la loro opportunità di ottenere questo successo precoce. So sometimes it's better to stand back and let them struggle a bit and just tell them, I have faith in you, you're going to get this. Quindi certe volte è meglio star lì, aspettare e dire, guarda, ho fiducia in te, vai avanti, so che ce la farai prima o poi. Now, this is actually related to your question about social innovation. E la cosa è praticamente legata alla sua questione di innovazione sociale. Because one of the interesting things I observed in my research, which was initially a puzzle for me, e una delle cose in effetti che ho scoperto mentre svolgevo le mie ricerche, per me era una cosa piuttosto difficile, un puzzle, was that Benjamin Franklin didn't seem to have this separateness. All of the other innovators had this social awkwardness and detachment, but not Benjamin Franklin. Per esempio, Benjamin Franklin era uno dei soggetti che non aveva questo distacco che sembrava che tutti gli altri invece avessero avuto. Benjamin Franklin was charming. Era una persona molto simpatica. And he invested a lot in managing people's impressions of him. E investiva molto nell'opinione che gli altri dovevano crearsi su di lui. And he was the only one like that in my set, which at first was very confusing. E nei personaggi al quale è dedicato il suo libro era l'unica persona ad essere così. But a lot of Benjamin Franklin's innovations were social innovations. Però molte delle innovazioni di Benjamin Franklin erano innovazioni sociali. He created volunteer fire departments. Ha creato per esempio dei reparti di pompieri volontari. Public street sweeping and lighting systems. Sistemi di pulizia e di illuminazione pubblica. He founded a public library and a university. Università e librerie pubbliche. And all of these innovations required people to cooperate with him. Tutte queste innovazioni richiedevano che ci fossero delle persone che collaborassero con lui. Before they would see the value of the innovation. Prima ancora di capire qual era il valore dell'innovazione su cui si stava lavorando. Thus his social innovations explicitly required that he be persuasive. E quindi queste innovazioni richiedevano specificatamente che lui fosse persuasivo. Marie Curie didn't have to be charming because her innovation glowed. Mentre invece le innovazioni di Marie Curie non avevano bisogno di farla sembrare simpatica perché le sue innovazioni erano splendenti. Yeah, diciamo it was very obvious that it was valuable and important and people had to accept it whether they liked her or not. Quindi la gente non aveva bisogno di essere persuasa che era una cosa che serviva perché dovevano convincersene e basta, lo era. So I think the lesson there is that for social innovation we probably have to be more socially embedded and good at persuasion and good at forming good relationships, because for social innovation fundamentally the pieces you're connecting are people. Perché quindi per le innovazioni sociali bisogna convincersi che bisogna poter collegare le persone le une alle altre, sono queste che formano l'innovazione sociale. Grazie, grazie mille. Allora, visto che il tempo va gestito, propongo di fare questo. Chiedo a Luca di fare l'ultima domanda e poi chiedo poi dopo a Nicolò, più che una domanda, di fare una battuta su come questa chiacchierata di stamattina dà suggerimento al suo lavoro. Sì, buongiorno. Io sono entusiasta ed ammirato di questo percorso che l'ha portata a studiare, ad essere così, così vicina a questi personaggi fantastici. E proprio in virtù di questa vicinanza, di questa conoscenza, dovendo porre loro a uno o più degli 8 personaggi la domanda che caratterizza quest'anno la nostra manifestazione, quindi dov'è questo Dio? Come secondo lei avrebbero risposto? Qual era la loro prospettiva? Quale sarebbe stata la loro prospettiva? E più in generale, qual era il rapporto con la fede o con la religione in senso lato? That's a really important question. È una domanda molto importante. I was really curious about this too. Anche a me incuriosiva molto questo aspetto. Although I have to say that as an academic it can be very dangerous to talk about faith.
Anche se come accademica devo dire che può essere molto, molto pericoloso parlare di fede. Some people view science and religion as opposed. Perché ci sono persone che considerano la fede e la scienza due cose assolutamente separate. Which seems a little silly to me because both of them are fundamentally about trying to understand our world and where we fit in it. Ma non è così, perché in fondo si tratta comunque sia nella fede che nella scienza di capire, di ottenere la giusta conoscenza. So I was very curious personally about whether or not the innovators believed in God, for example. Io ero molto curiosa personalmente di scoprire se questi miei personaggi credevano in Dio. Some of them have been very careful not to tell us. Alcuni di loro sono stati molto attenti a non farcelo scoprire. I couldn't find anything, for example, about whether Dean Kamen believed in God. Per esempio, Dean Kamen non sono mai riuscita a capire se credeva in Dio. I think for them, like me, they perceived it as a dangerous thing to engage with publicly. Penso che come riguarda anche me, ritenessero la cosa un po' pericolosa da esprimere pubblicamente. But it was interesting, some of the innovators did the ones who did talk publicly about it believed in God. Ma quelli che ne hanno parlato in pubblico credevano in Dio. I didn't find anyone who publicly said I don't believe in God, but I did find people who said I do believe in God. Non ho trovato nessuno di loro che dicesse pubblicamente non credo in Dio, però ne ho trovati di quelli che pubblicamente lo hanno affermato. Einstein's story is particularly interesting because when he was a child he was raised as a Jew. La storia di Einstein, per esempio, è particolarmente interessante perché da bambino lui era ebraico. And when he was 12 years old, he rejected it. He felt like he had been told lies. E quando compì 12 anni, ha ricusato la sua religione, credendo che gli avessero soltanto insegnato delle falsità. And it's part of what made him very anti-authoritarian and skeptical of received wisdom. Ed è per questo, questa è una parte, fa parte di quello che alla fine l'ha reso così scettico nei confronti di tutto. Di tutto ciò che, dell'autorità, molto dell'autorità. Negativo sul concetto di autorità. But in all of his studies of physics and his effort to try to understand the universe, he came to believe in God. Ma studiando la fisica e cercando di capire l'universo, alla fine ha imparato a credere in Dio. He believed it was the only explanation for the harmony of the universe. Alla fine lui ha pensato è l'unica spiegazione che ho per spiegare, per capire la complessità dell'universo. So science brought him to God. Quindi la scienza l'ha portato a Dio. Benjamin Franklin is an interesting one too because he was raised as a Puritan. Invece Benjamin Franklin molto interessante anche lui, crebbe come puritano. And throughout his life he didn't really adhere to the strict dogma of Puritanism, but he formed his own religious beliefs. E durante tutta la sua vita non è che mantenne strettamente tutti i dogmi del puritanesimo, ma creò un suo modo di essere puritano. He was a very spiritual person who believed in the importance of virtue and morals. Lui era molto spirituale e and he believed in virtue and morals. E lui credeva molto nella virtù e nella morale. It was a big part of what drove him, actually. In effetti, queste due, la morale e la virtù, erano quelli che lo spingevano ad andare oltre. But because he didn't adhere to a particular religion, when he was 84, a few weeks before his death. Ma siccome non apparteneva a una religione in particolare, a una setta in particolare, quando aveva 84 anni, poco prima di morire, Ezra Stiles, who was the president of Yale University, wrote him a letter. Ezra Stiles, che era il presidente of the university, Yale University, dell'Università di Yale, gli scrisse una lettera. Asking him if he believed in God and if he believed in Jesus. E gli ha chiesto che credi in Dio, credi in Gesù? And you can find this letter online now. It's a beautiful letter. You should read it. The letter Benjamin Franklin wrote back. E online adesso si può trovare la lettera bellissima che Benjamin Franklin gli scrisse come risposta. E
And I'll summarize by saying he wrote back that he did believe in God. Per farla breve, posso dire che lui gli rispose: sì, io credo in Dio. And he thought God should be worshipped. Venerato. Ah, e che pensava che Dio dovesse essere venerato. He also said that he thought the morals taught by Jesus were the best the world had ever known. Inoltre disse anche che la morale di Gesù era la più bella morale che si potesse mai pensare. But as to the divinity of Jesus, he said he hadn't yet studied it. Per quanto riguarda invece la divinità di Gesù, lui disse non l'ho ancora studiata. And he said that since he thought he would soon have the opportunity to know with little trouble, he wasn't going to start studying it now. E disse anche, siccome però penso che mancherà poco prima che io possa farlo, non vale la pena che io cominci adesso a studiarla. Nicolò, volevo chiederti una battuta. Nicolò è consigliere regionale e mi colpisce il fatto che comunque adesso non c'è tempo, ma mi ha raccontato anche ieri Melissa delle cose notevoli sul fatto che soprattutto negli Stati Uniti non siamo soli, anche nel fare innovazione c'è una presenza che può essere positiva e utile, quella di chi si prende cura di questi percorsi che sono personali ma hanno una rilevanza e un valore per tutti. Allora, questo è il tuo mestiere, ti chiedo una battuta su come quello che hai sentito stamattina condiziona, ecco, insomma. Certo. Innanzitutto ringrazio Tommaso e Bergamo Incontra per l'organizzazione di questa mattinata molto interessante, quindi ovviamente porto anche i saluti del sindaco Gori a Mrs. Schilling, perché ci ha regalato, devo dire, un momento di importante riflessione. Da politico, e anche se prestato, diciamo, alla politica in questa fase, dico che parlare di innovazione in questi anni, in questi giorni, abbinata alla politica, è quanto di meno popolare e è il modo peggiore, diciamo, per cercare consenso, perché i fenomeni di globalizzazione, di rapidi cambiamenti tecnologici che stanno investendo di fatto tutto il mondo, stanno producendo un sentimento, diciamo, diffuso di smarrimento, di ricerca di protezione che sembra, dico io, confliggere con invece il perseguimento e la persecuzione di un'innovazione per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. Allora credo che la vera sfida per chi fa politica in questi anni sia coniugare e tenere insieme l'importanza, dico l'imprescindibilità, del fare innovazione e quindi mettere nelle condizioni gli innovatori, diciamo, di tutti i giorni di poterle esercitare nelle università, nelle imprese, nelle professioni, quindi parlo di semplificazione, di aiuto, ma coniugarla con un sentimento di protezione che comunque la politica deve sapere esercitare su anche quei cittadini che per carenze, per problemi magari di natura culturale vivono questi fenomeni in cui siamo inseriti con paura, perché rischia di espellerli dal mondo del lavoro dalla vita quotidiana. Cambia continuamente il paradigma, il modello in cui una persona è inserita. Quindi queste riflessioni mi sarebbe piaciuto approfondirle ancora di più, per cui io ringrazio ancora Mrs. Schilling per essere stata qui con noi, ringrazio tutti voi per averci offerto questo momento di riflessione e mi prendo il piccolo impegno di portare avanti questi temi nell'ambito politico in cui mi occupo, chiedendo a voi il contributo di pensiero, no? Perché non sono temi facili da mettere in pratica, ma credo che sia una sfida a cui la politica non si può sottrarre. Per cui grazie e buon pomeriggio a tutti a questo grazie, punto. Grazie mille Nicolò. Ma io penso, e chiudo, io penso che una discussione come quella di oggi abbia una fortissima valenza politica, perché pone una possibilità, una strada che riguarda tutti e riguarda il bene comune, quindi io penso davvero che sia interessante. Allora, io vi dico questa cosa, potrei chiudere su 100.000 cose, però ne scelgo due. La prima è che questo incontro mi ha aperto molte più domande di quelle che avevo quando abbiamo cominciato. A cominciare da tutta questa tensione, questa dialettica, che secondo me è stupenda, tra obbedienza e disobbedienza. Perché capisco la cultura da cui arriva Melissa, da cui arrivano questi innovatori, e mi hai ricordato, l'ho recuperato poco fa,
una fotografia che ho fatto a febbraio, ero in Silicon Valley, l'ultimo viaggio che ho fatto in Silicon Valley, mi ha impressionato. Ho fotografato fuori da un bar, dove lì chiaro tutto trasuda innovazione, ma fuori da un bar c'era questo aforisma che mi ha colpito tantissimo, e dice, in linea con quanto ci ha un po' detto anche Melissa, la chiave della soddisfazione, the key of joy is disobedience, la chiave della soddisfazione è la disobbedienza. Che da un certo punto di vista, pensando appunto alla Silicon Valley, a questi movimenti che erano anche culturali, erano controrivoluzionari, erano movimenti davvero di disobbedienza, e si capisce bene che dalla disobbedienza nasce una possibilità di novità. Ma si capisce anche bene, guardando alla nostra vita e pensando alla nostra vita, che in realtà c'è una forma di obbedienza che è straordinariamente proficua. E l'obbedienza non è l'obbedienza dei caproni, non è l'obbedienza delle masse, non è l'obbedienza delle pecore, ma è l'obbedienza a quello che la vita ci consegna, alla strada che ci segna, agli amici che ci dà, ai problemi che ci suggerisce, alle correzioni che ci dà. Allora io devo dire che questo tema del rapporto tra obbedienza e disobbedienza è una cosa che voglio capire di più, e su cui magari faremo anche una ricerca insieme, chi lo sa. Ed è una cosa che sento veramente drammatica, misteriosa e veramente affascinante. La seconda cosa che vi volevo dire è una citazione a cui non riesco a non pensare quando parlo di innovazione, ma mi è venuta in mente nell'incontro di oggi. Avete presente il film Ratatouille, il film della Walt Disney? Nella scena finale Gusto, questo brutto nero personaggio critico d'arte, assaggia il piatto di Gusto, questa ratatouille che gli ricorda la sua infanzia, e lui rimane folgorato. E lui dice una serie di cose. Innanzitutto la prima cosa che dice è, sono collegate le due cose che dice. La prima cosa che dice è, comunque, qualsiasi tentativo che noi facciamo, qualsiasi tentativo che venga fatto da qualcuno, vale molto più del nostro, every piece of junk, qualsiasi piccola cosetta fatta vale molto di più del nostro giudizio che riducendola la definisce tale. E la seconda cosa che è legata a questo dice, comunque il nuovo ha bisogno di amici, cioè ha bisogno di un luogo fecondo che supporti tutto questo tentativo che vale, è il tentativo nostro, e vale perché è nostro. Allora io ringrazio Melissa perché oggi ci ha testimoniato sicuramente una grande carica di amicizia e di una strada che si può percorrere insieme. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Grazie.